Ora, spesso, caro Marco, cara Antonia, si parla del legame che unisce genitori e figli. Un po' meno spesso si parla invece del rapporto che lega i fratelli. Fratelli, non a caso i vincitori di tale e quale show sono tre gemelli, Marco, i gemelli di Guidonia, no? E hanno segnalato, insomma, questo rapporto molto forte tra loro. Oggi però parliamo di sorelle. Prima di farlo ci vediamo questo estratto dal film Piccole donne, no? Un romanzo storico importante dell'Alcott, un classico della letteratura. Vediamo questa spezzone e poi ne parliamo con i nostri ospiti. Sto lavorando a un romanzo. È la storia della mia vita e di quella delle mie sorelle. Ma è d'essere la più brava pittrice del mondo. Anche tu, Jo, vuoi diventare una scrittrice famosa? Sì, ma è così volgare quando lo dice lei. Le mie ragazze hanno un talento per le monellerie. Beh, ce l'ho anch'io. Loro sono Meg, Amy, Beth e Jo. Le donne hanno una mente, hanno un'anima e non soltanto un cuore. Io voglio essere il massimo o niente. Hanno ambizioni, hanno talenti e non soltanto la bellezza. Sono così stanca di sentir dire che l'amore è l'unica cosa per cui è fatta una donna. Sono così stanca di questo. Allora, Laura Pigozzi, buongiorno, psicoanalista, autrice di un libro che si chiama Sorelle, benvenuta ad Una Mattina, e Sibilla Jacopini, coach delle relazioni. Comincio da lei, dottoressa Pigozzi, perché... insomma, il legame tra sorelle, io non lo so perché io ho un fratello, però ci ho sempre pensato da bambina come sarebbe stato avere una sorella. Insomma, lei non è sempre rose e fiori, no? No, assolutamente. Intanto buongiorno a tutti. Buongiorno. Assolutamente, anzi si sa che il legame con una sorella è un legame di conflitto e di amore, ma ciò non è un male. Nel senso che il conflitto è anche qualcosa che ci permette di confrontarci. Diciamo che il legame con una sorella ci permette esercizi di umiltà, per esempio dal narcisismo, perché insomma chiaramente la questione del conflitto anche sul femminile, sulla femminilità, questa grande sconosciuta dell'avventura femminile, sconosciuta perché è un impossibile, qualcosa che non si raggiunge mai, e ci permette di appunto calmierare il nostro narcisismo, di confrontarci, ma soprattutto, dato che io dico che la famiglia è un laboratorio sociale, ci permette di testare quelle alleanze tra pari che poi saranno quelle che ci accompagneranno nella vita. Quindi con una sorella noi facciamo esercizio non solo per quello che saranno poi i rapporti con le amiche, ma anche i rapporti per esempio con le reti femminili o anche il rapporto con le colleghe e con tutta quella società dei pari con cui ogni individuo deve vivere, deve convivere. La questione della distruttività di un legame sororale avviene quando al posto del conflitto subentra l'odio. Ma quando subentra l'odio? Quando diventano concorrenti di uno stesso oggetto d'amore, che sia o un uomo o la madre. E allora l'alleanza si spezza, ma l'alleanza è strutturalmente originaria, quindi l'alleanza viene, come dire, uccisa dalla ricerca di un legame simbiotico. Questo allora è un punto fondamentale. La fermo, dottoressa, per passare la palla al coach delle relazioni, la dottoressa Jacopini. Dal suo punto di vista, allora, questo rapporto come si articola? Sono assolutamente d'accordo, buongiorno a tutti. E sul fatto che sia un grande laboratorio. Noi non nasciamo di solito in un campo neutro in famiglia, nasciamo in un ambiente dove ci viene in qualche modo attribuito un'aspettativa e poi ci possono essere le preferenze. Ci sono delle dinamiche interne alla famiglia che vanno conciliate dentro di sé per ritrovare la nostra posizione nella famiglia e poi quindi in seguito nel mondo. Avere la sorella, naturalmente, è poter esercitare questa ricerca di identità, di posizione, avendo appunto un altro interlocutore così cruciale, così fisso. La sorella appunto si muove tra la necessità di riconoscere che c'è un legame fortissimo, che anche in una dimensione di conflitto non si perde mai, nel senso che è sempre cruciale, è sempre significativo, e contemporaneamente non siamo la stessa cosa. Siamo diverse, siamo talmente in conflitto che
si trova un equilibrio tra un volersi bene che non finisce mai, sì, e la necessità di riconoscere delle grandi differenze. Che poi, dottoressa, forse se vi chiedo però di essere super sintetiche, questo ragionamento si può estendere un po' a quel che oggi viene definito sorellanza, no? La sorellanza, cioè i legami, i rapporti femminili in questo tempo in cui molto si parla di empowerment femminile, molto si parla, diciamo, di femminismo 2.0. Che ne pensate? Brevissimamente, Jacopini e poi Pigozzi. Assolutamente è cruciale, perché dove posso esercitare il mio senso di femminile, la mia posizione, se non nel rapporto con persone che vivono stesse cose simili alle mie? È proprio nella relazione che, certo, si crea la consapevolezza di quali sono le varie problematiche, come porsi, chi sono io quando mi pongo, eccetera, eccetera. Assolutamente cruciale. Lo si mette in atto nella relazione. Dottoressa Pigozzi? Penso di aver scritto questo libro per arrivare a capire perché le reti femminili non funzionano. Attraverso l'indagine strutturale del legame tra sorelle, noi possiamo, io ho cercato di farlo, capire che cosa non va e che cosa non funziona nelle reti femminili sociali, nei rapporti di potere, nei rapporti di un confronto che spesso non è dialettico, ma è di potere, appunto, sì, di sopraffazione. Ci torneremo sulla scia di queste sue ultime parole sicuramente. Grazie, dottoressa, per essere state con noi. E adesso